Ciao a tutti, eccomi qua con un video dedicato al benessere delle nostre gambe. A inizio primavera avevo girato due video dedicati a obiettivo gambe perfette. Nel primo video parlavo delle attività aerobiche e degli esercizi di tonificazione più specifici per questa zona del nostro corpo. Nel secondo video vi parlavo dei miei consigli, di quello che faccio io abitualmente per avere delle gambe, diciamo, toniche e scattanti tutto l'anno. Ed erano consigli personali legati un po' all'alimentazione, al benessere in generale. E al beauty. Qui vi parlerò di tre prodotti in generale che io sto utilizzando in questo periodo e che sono specifici per dare sollievo alle gambe e che possono essere anche indicate per chi soffre di problemi di circolazione venosa. Nel parlarvene parlo, vado in, ho deciso di andare in ordine di inci per accontentare un po' tutte le esigenze di chi mi guarderà o di chi mi legge sul blog. Il primo di cui vi parlo è l'Electro Beauty Body Ice Gel, gel rinfrescante per le gambe della Suntronic Formaggia SRL, che è un'azienda italiana. È un flaconcino da 100 mm con una PAO di 6 mesi dall'apertura. Formaggio SRL è Made Milano. Ha un inci molto verde, a parte qualche pallino rosso e giallo che si trova nelle ultime posizioni degli inci. Come vedete, ha un dispenser che schiacciando viene fuori il prodotto. Il prodotto di Cash è un gellino di un giallino, insomma un bianco sbiadito, un bianco giallo, non saprei come indicarle. E la profumazione è veramente intensa, ricorda molto i balsami che si usano, che si spalmano a livello della cassa toracica per aiutare la respirazione dei bambini durante la notte, per intenderci. Questo gel è molto molto particolare perché quando lo si applica, diciamo, nella zona interessata, attraverso movimenti circolari per aiutare un po' anche l'assorbimento del gel, viene assorbito immediatamente, no, lascia la pelle completamente asciutta e nel giro di 5 minuti proprio di cronometro si ha l'effetto ghiaccio immediato sulla zona dove è stata applicata, dando un sollievo fortissimo alle gambe. E se nel frattempo stiamo svolgendo delle attività anche in casa, ci muoviamo e quindi attiviamo il metabolismo degli arti inferiori, ogni volta che ci si muove questo effetto ghiaccio si riattiva. E quindi dà proprio un senso di sollievo e di fresco alle gambe. Tra i principi attivi di questo gel io ho trovato il palmitoil oligopeptide che aiuta la produzione naturale da parte delle cellule di collagena, elastina e l'acido ianuronico e aiuta a questo ad avere una pelle idratata e morbida. Ho trovato poi Glyco-Il-Ol-W, lo leggo malissimo, che favorisce la riepitelizzazione e il nutrimento delle strutture cutanee. I glycaside eco, gli aminoacidi come la glicina, la lisina, l'arginina, l'acido aspartico ed altri, abbinati con il miele, che dovrebbero dare un effetto ancora più nutriente al prodotto. Poi ho trovato il Carnoxin, che è un attivatore cosmetico che tonifica l'operatività delle cellule, attivando in qualche modo il catabolismo degli acidi grassi. Il Glycoxantina, che è un composto idrosolubile basato su xantina e GAG, e tra i GAG si trova la caffeina, che è un ingrediente che viene spesso utilizzato nelle creme anticellulite, quindi contro gli anestetismi della cellulite, contro le adiposità localizzate. Ed è quindi un prodotto molto completo, specifico comunque per dare sollievo, effetto fresco alle gambe. L'altro prodotto di cui vi parlo è un gel Deshina, gambe pesanti e contusione di sono olivieri. Io ho una mini size da 15 mm e ho una PAO di 6 mesi dall'apertura. Questo gel contiene eschina, ipocastano, centella e mentolo. Ha un inci totalmente bio se non un pallino rosso che è presente in quart'ultima posizione ed è un filmante. Se non sbaglio, sì, è un filmante. L'eshina è un composto che viene estratto dall'1% dalla corteccia, dal 0,2% dalle foglie e dal 13% dai semi dell'ipocastano. Ha un'azione antinfiammatoria, vasoprotettrice, quindi vasocostrittrice.
e fluidificante del sangue, aumenta la resistenza capillare e riduce la permeabilità basale, ha un'azione antiedemigena e ha un beneficio sulla circolazione perché riduce il gonfiore, riduce il senso di pesantezza, stanchezza e ristagni linfatici. È indicata per chi ha problemi di insufficienza venosa, presenza di varici, emorroidi, cellulite e fragilità capillare. A differenza dell'altro prodotto, anche questo è un gel che si assorbe velocemente, lascia la pelle asciutta, però a differenza dell'altro prodotto ha un effetto fresco, non ghiaccio, quindi è una cosa un pochino più tenue. Ultimo prodotto di cui vi parlo è dell'Alma Briosa ed è l'Alma Fitopomata Bentonic con fiori di bacca, un flaconcino da 100 ml con una PAU di 6 mesi dall'apertura, di 12 mesi dall'apertura. Questo è un gel molto particolare perché anche questo è un gel biancastro che a contatto con la pelle nel momento in cui con movimenti circolari si aiuta l'assorbimento di questo gel si trasforma in crema, per cui risulta un pochino più difficoltosa l'assorbimento. Occorre massaggiare bene, lavorare bene il prodotto sulla zona interessata per farlo assorbire. Però questo ha un suo pro. A differenza degli altri due prodotti che mi danno questo effetto fresco ed effetto ghiaccio per il primo prodotto, dopo la loro applicazione ho in qualche modo la necessità di idratare la pelle, perché in qualche modo mi rendo conto che non è completamente a posto. Mentre con questa non sento la necessità di applicare una crema dopo, per cui è, diciamo, un prodotto completo nutriente. È una pomata che ha estratti, gliceridi, oli essenziali naturali, oli vegetali emollienti, idratanti, fiori di bacca. Tra i principi attivi c'è la vite rossa, che è un antiossidante e un'endotelloprotettrice, protegge la parete interna ed esterna delle vene. C'è il rusco, la centella e l'escina, che sono fondamentali per dare sollievo alle gambe e per tonificare appunto le pareti venose. Il rusco è ricco di saponoidi e flavonoidi, la centella è un endodermico, quindi è un riepitelizzatore e un riparatore tessutale ed è utilizzato nei prodotti anticellulite. L'escina, è come ho detto prima, aiuta a ridurre il senso di pesantezza, stanchezza e gonfiore. Inoltre c'è l'aloe, il tiglio, la menta e sali marini. La menta è quello che dà l'effetto fresco. L'effetto fresco anche di questo gel è un effetto fresco, non ghiaccio come il primo, per cui è una cosina un pochino più soft. Dice, questo è un prodotto che utilizzo esclusivamente dopo essermi allenata, dopo aver allenato gli altri, quindi dopo aver lavorato, per dare, diciamo, un effetto sollievo alle gambe che hanno lavorato, per ridurre, diciamo, l'effetto vasodilatatore che ho avuto durante l'attività fisica, aiutare quindi la mia circolazione. Mentre gli altri due prodotti, in particolar modo quello della Santronic, lo utilizzo quando nel weekend lavoro in piedi 8-9 ore e ho necessità di ridurre proprio la pesantezza e la stanchezza che sento nelle gambe, perché comunque l'effetto è ghiaccio, il sollievo è fortissimo quando lo applico. Questi qua sono tutti e tre prodotti che io consiglio e promuovo ampiamente, senza distinzione. È ovvio che le mie opinioni possono essere diverse da altre, perché comunque l'effetto che questi tre prodotti hanno su di me potrebbe differenziarsi su altre persone, perché comunque agiscono un po' sulla nostra circolazione. È ovvio che magari i problemi di circolazione che ho io legati alla mia attività sportiva e al mio lavoro sono differenti dagli altri. Il mio consiglio è quello di informarsi, leggere, cercare i prodotti che più ci danno sollievo, che più ci aiutano ad avere comunque delle gambe belle, toniche, scattanti, durante la nostra giornata. Magari si può applicare un prodotto alla mattina e alla sera. Al mattino magari diciamo, prevenire, alla sera per attenuare gli effetti negativi della giornata sulle gambe. Ovviamente poi ci sono altri piccoli stratagemmi, però questo era un video dedicato proprio a questi tre Sono prodotti le mie top. opinioni
soggettive legate alla mia esperienza. Io spero solamente con questo video di aver dato dei consigli, degli input per andare a cercare e per andare a informarsi su quali possono essere i prodotti disponibili in commercio che più potrebbero aiutarci nella nostra situazione. Io vi ringrazio per aver guardato il video, spero di aver dato dei buoni consigli, di avervi tenuto compagnia. Un bacione e alla prossima!